Buongiorno, parliamo di apprendimento. Meglio continuiamo a parlare di apprendimento. Di apprendimento abbiamo parlato e abbiamo cominciato a parlare già con l'argomento pedagogia delle scienze umane l'anno scorso. Cosa avevamo visto? Un animale oggi rispetto ad un animale mille anni fa compie le stesse azioni, si adatta all'ambiente nello stesso modo. Questo comportamento dell'animale... È determinato dalla componente biologica il DNA l'uomo anche a distanza di 10 anni 50 anni è diverso che cos'è diverso nell'uomo è diversa la componente culturale legata al pensiero abbiamo visto un uomo e il mondo che lo circonda, la sua società cambia, si svolgono azioni diverse e quello che deve imparare un uomo oggi rispetto a quello che imparava 50 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa è completamente diverso. Attenzione, anche oggi nel 2021 l'uomo impara cose diverse se noi ci spostiamo nel nostro pianeta in culture diverse. Questo quindi è un elemento decisivo. Il pensiero, il linguaggio è in stretta connessione con la cultura. Quindi un uomo con quel DNA può nascere in qualsiasi parte del mondo, crescendo però in questi ambienti diversi, diventerà un uomo diverso. L'apprendimento continua anche un altro filone di studi che è quello delle funzioni cognitive. Abbiamo visto la psicologia studia l'uomo, studia individua delle aree, l'area cognitiva e l'area emotivo-motivazionale. L'apprendimento è una funzione complessa, al pari del pensiero, complessa o superiore, se vogliamo definirla. Superiore ci dice che è superiore rispetto ad altre funzioni base come per esempio la percezione e la memoria. Trovo un ulteriore collegamento a un argomento affrontato, quindi quello recentemente come quello della memoria, quando abbiamo detto che per studiare la memoria, essendo la memoria un fenomeno complesso, dovevamo usare punti di vista diversi, ricordare non è una cosa sola, non è una azione dello stesso tipo sempre, diverso è ricordarsi una nozione scolastica, diverso è ricordarsi le tabelline, diverso è ricordarsi cosa ho fatto una settimana fa o come si gioca, un determinato sport o come si va in bicicletta. Per capire che cosa c'è di comune, che cosa c'è di diverso tra tutto quello che è in memoria, abbiamo visto, usiamo modelli diversi, la descriviamo in modi diversi. Ciò avviene anche per l'apprendimento. Anche apprendere non può essere considerato un unico processo. Questo perché, ovviamente, ci rendiamo conto, anche apprendere è collegato alla memoria. Quindi così come era complesso ricordarsi, lo stesso apprendere è una funzione complessa. Per questo, come facevamo nella memoria, ci appoggiamo a descrizioni diverse del processo di apprendimento. Alcune riguardano l'apprendimento nel mondo animale. Perché? Questo lo diciamo sempre, lo stesso uomo è un animale, è un animale con le sue specificità, in cui il pensiero gioca un ruolo fondamentale, ma è sempre un animale. Quindi le prime forme di apprendimento che studieremo sono state studiate tipicamente nel mondo animale ma ci accorgiamo che possiamo ritrovarle anche nell'uomo. Un'altra importante premessa è che proprio gli esperimenti che descriveremo ci mettono in contatto con quel metodo di cui abbiamo parlato e di quella specificità del metodo che ha la psicologia. Quando abbiamo parlato del modo di condurre gli esperimenti abbiamo detto esisteva un modo più oggettivo basato sull'osservazione sulla registrazione dei dati che dovevano confermare delle ipotesi ed ne esisteva un altro in cui l'essere umano era coinvolto direttamente e poteva esprimersi e descrivere di cui si parlava, cioè l'oggetto di studio della psicologia. La prima forma di eh, apprendimento della quale ci occuperemo sarà l'imprinting, ma prima di parlare di imprinting cerchiamo di capire se esiste una definizione il più generale possibile relativa all'apprendimento, cioè L'apprendimento è tante cose diverse, ma sotto tutta questa diversità esiste e possiamo ritrovare una definizione comune. L'apprendimento è, se noi seguiamo anche il vostro testo, a pagina 260, qualsiasi modificazione del comportamento che avviene in seguito ad una certa esperienza. Noi in classe abbiamo anche aggiunto, oltre a modifica, l'acquisizione di un nuovo comportamento. Abbiamo fatto anche degli esempi a cui vi rimando e dei quali i vostri appunti conserveranno traccia. Una modificazione del comportamento, ricordiamoci il comportamento, in psicologia ci fa immediatamente pensare alla tecnica con cui io ho studiato questo fenomeno. Il comportamento è un qualcosa di osservabile. Non posso osservare un pensiero, non posso osservare cosa ne pensi o cosa stai pensando mentre fai qualcosa, ma una tua azione, il tuo comportamento lo posso osservare. Ritorniamo quindi a questo punto all'imprinting. L'imprinting fu studiato da un etologo austriaco Conrad Lorenz in particolare studiò la vita delle eh, anatre nei piccoli di anatra, negli anatroccoli, osservò questo preciso comportamento. Alla nascita gli anatroccoli seguivano la madre la madre ovviamente ha una funzione protettiva, la madre ha una funzione di modello. E aiuta ad esplorare l'ambiente, capiamo tutti qual è il ruolo di una madre biologica nel mondo animale, ma nello stesso anche mondo umano. Osservò quindi la presenza di un periodo critico in cui gli animali automaticamente rispondevano ad uno stimolo presente nell'ambiente. Ma cosa fu straordinario nelle osservazioni di Lorenz che ci stupisce ancora oggi? Che questo periodo critico, questo riflesso degli anatropoli del seguire un oggetto in movimento, non si attivava solo con la madre, ma con un qualsiasi altro stimolo. Poteva essere un cane, un gatto, un essere umano ma poteva essere anche un oggetto in plastica che si muoveva. Cosa c'è di importante nel concetto di periodo critico? Il periodo critico è un periodo limitato del tempo. Se io non svolgo quelle esperienze in quel periodo, il mio apprendimento e il mio sviluppo sarà compromesso. Cosa vuol dire? Non riuscirò a svolgerlo in maniera completa. Ora, l'imprinting nasce come concetto riferito alle anatre e ai piccoli delle anatre, ma come concetto generale si può estendere anche ad altre azioni e ad altri apprendimenti nel mondo animale. E nello stesso apprendimento e nello stesso sviluppo umano, come vi avevo anticipato, studieremo più avanti, parlando di sviluppo, Bolby e gli studi sull'attaccamento, cioè quanto sia importante il periodo critico per lo sviluppo delle caratteristiche caratteriali anche e di personalità. Dell'uomo. Che cos'è importante nello sviluppo e qual è il periodo critico? Il periodo critico sono i primi anni e stiamo parlando del rapporto tra il bambino e la madre o una figura genitoriale di riferimento, quindi la persona che sta allevando il bambino. A seconda di come questo rapporto e a seconda delle esperienze che si svolgono in questo periodo, ci saranno delle conseguenze per tutta la vita questo discorso ricordate l'abbiamo visto anche con un po più di particolari nell'esempio del ragazzo selvaggio trovato quando aveva 10-12 anni nella foresta passate alcune fasi critiche non sarà più la stessa cosa non potrò più sviluppare il mio linguaggio apprendere appunto il linguaggio in una certa maniera non potrò più camminare o muovere il mio corpo in un determinato modo quindi il periodo critico abbiamo visto è un concetto che nasce dal mondo animale ma si può applicare ancora alla complessità dello sviluppo umano che abbiamo detto Chiama in causa anche fenomeni più complessi come il linguaggio e la cultura.